Bilbao perché non aveva alternative. Il Ferragosto lo ha passato in città e almeno a Milano è stato un Ferragosto all'insegna della solidarietà. Un'edizione gioiosa e un'edizione di fratellanza. Questo è un Ferragosto di solidarietà con i migranti, con i senza tetto che ospitiamo qua. E in più è un Ferragosto vegetariano perché intitoliamo questo centro allo stilista Elio Fiorucci, che ci ha disegnato il logo, ci ha fatto le divise, era vegetariano. C'era anche il neo sindaco Beppe Sala a tagliare il nastro della casa di accoglienza data in gestione dal comune di Milano e City Angels, l'associazione dei volontari di strada che da 22 anni aiuta migranti e senza tetto nella casa di via Pollini. Ne sono ospitati un centinaio, soprattutto giovani migranti come Thomas, detto Balotelli, che è un richiedente asilo. Dove vieni? Dal Gambia. E da quanto tempo sei qua? Sono 4 mesi. Come sei arrivato in Italia? Dal mare, sul mare. Con la barca? Sì, con la barca, con lo grande. Dove ti sei imbarcato? Libia. Sotto lo striscione meno muri più ponti, la benedizione del vicario episcopale, il saluto di un imam e di una rappresentante della comunità ebraica. Poi il pranzo servito dal sindaco e dagli assessori Maiorino e Tajani. Al momento, dice Sala, quella dei migranti non è più un'emergenza. Stiamo affrontando il problema in maniera strutturale. È una Milano gioiosa di tanti turisti, è una Milano più in difficoltà, ma rispetto alla quale noi dobbiamo fare la nostra parte, che è quella che c'è qua, sono i tanti aspetti di Milano, in ogni caso una città molto viva.